Cari amici, oggi è martedì. Avremmo dovuto avere il consueto appuntamento per rispondere alle vostre domande, ma vi confesso che in questi giorni non ho avuto la possibilità fisica di leggerle. Sono stato coinvolto nell'appuntamento elettorale, nei commenti immediatamente successivi. Sapete come sono andate le cose, abbiamo perso le elezioni con uno scarto che si è ridotto rispetto a quella che era la dimensione di partenza di settembre 2008, ma con un risultato che evidentemente non mi ha consentito di diventare presidente. Ho cercato in questa campagna elettorale di rappresentare al meglio il mio progetto, le mie idee, la mia visione dell'Abruzzo del futuro. Ho cercato di aprire un canale di dialogo con il maggior numero di abruzzesi possibili, non solo utilizzando la rete ma anche partecipando ad alcune centinaia di comizi e di incontri con i cittadini. Evidentemente gli abruzzesi hanno scelto Gianni Chiodi presidente ed io rispetto le regole della democrazia e prendo atto di questa scelta. Il mio appuntamento con il blog con voi non termina, anzi sarà certamente rilanciato da un maggiore impegno, da una maggiore incisività, perché sono fermamente convinto della necessità di esercitare una funzione di controllo e di opposizione a questo governo di centrodestra che dal primo giorno ho definito insufficiente, inadeguato ed impreparato rispetto a quelli che sono i bisogni e le aspettative dell'Abruzzo. In questo momento non ho potuto che fare gli auguri di buon lavoro a Gianni Chiodi, perché il galateo impone così e perché in un momento così difficile è anche giusto che chi è investito di una responsabilità così grande incontri anche gli auguri di chi ha perso le elezioni. Ovviamente resta il rammarico per una campagna elettorale difficilissima, una campagna elettorale sempre in salita, una campagna elettorale che in molti periodi mi ha costretto a confrontarmi con un vero e proprio bollettino di guerra, perché quello che riportavano le agenzie di stampa, i quotidiani locali e in alcuni casi anche nazionali era un vero e proprio bollettino di guerra. Ci sono state delle scelte insensate da parte del Consiglio regionale, vi ricordo la scelta incredibile, ingiustificata ed inaccettabile di stabilizzare i portaborse del Consiglio regionale. È stata una scelta che evidentemente ha indebolito la mia proposta politica e soprattutto la sua natura innovativa e il suo segno di discontinuità che avevo cercato di marcare rispetto alla precedente esperienza di centrosinistra. Ci sono poi state tante altre difficoltà legate ad un risultato di un partito importante della coalizione che è andato ben al di sotto delle attese, legate al ritorno dell'ex governatore del Turco che ha deciso con un tempismo ad orologeria di tornare ad occuparsi della vicenda politica regionale abruzzese proprio nei 2 o 3 giorni che hanno preceduto l'espressione del voto. È stata una campagna difficile ma comunque entusiasmante, mi ha consentito di aprire un rapporto splendido con voi, mi ha consentito di sperimentare e di verificare concretamente quanto è importante l'utilizzo di internet per mantenere un canale di dialogo aperto con voi, con i cittadini. Mi ha consentito di conoscere tante persone alle quali va la mia gratitudine più profonda, i miei collaboratori, tanti candidati che si sono stretti intorno a me in questa missione, in questo compito davvero difficile. Mi ha consentito di vivere un'esperienza unica, un'esperienza che mi ha messo nella condizione di girare tutto l'Abruzzo. Probabilmente avrò fatto comizi in 100-120 comuni del nostro Abruzzo, mi ha consentito di scoprire pezzi del nostro Abruzzo che prima non conoscevo o comunque non conoscevo a sufficienza, e mi ha consentito di amare l'Abruzzo ancora più di quanto lo amassi prima. E quindi un'esperienza che considero positiva nonostante il risultato negativo che mi impedisce di mettere in campo quelle riforme e quei cambiamenti del nostro sistema regionale che avevo deciso di mettere in campo e che avevo proposto alla vostra attenzione. Resta il ringraziamento sincero e sentito da parte mia nei confronti di tantissimi di voi che mi hanno sostenuto, non solo abruzzesi ma da tutto il mondo. Mi sono arrivati contributi, commenti, post da parte di amici dell'Olanda, da parte di amici del Sud America, da parte di amici di tutte le altre regioni d'Italia che hanno fatto il tifo per me, lo hanno fatto con sincerità, con convinzione, con determinazione, convinti del fatto che dall'Abruzzo sarebbe potuto ripartire un processo di cambiamento del centrosinistra capace di coinvolgere l'intero territorio nazionale. Abbiamo evidentemente subito una battuta di arresto, ma non demordiamo, non ci arrendiamo, andiamo avanti, eserciteremo fino in fondo la nostra funzione in un contesto difficile, che torna ad essere difficile dopo quello che è accaduto al comune di Pescara, dopo l'arresto del sindaco del comune di Pescara.
che conosco personalmente e che evidentemente non riesco a giudicare sul piano personale per un rapporto di conoscenza che alla fine inevitabilmente sfocia anche nell'affetto che si è consumata in questi anni, ma che comunque non mi consente di evitare alcune considerazioni che investono la questione morale e i rapporti tra politica e cittadini. Troppo spesso la politica si disinteressa completamente dei problemi e dei bisogni dei cittadini e delle imprese, troppo spesso la politica ha dimostrato di impegnarsi esclusivamente per rappresentare i propri interessi o gli interessi di pochi rispetto invece agli interessi della collettività. Io ho cercato di caratterizzare il mio impegno politico e la mia campagna elettorale mettendo al centro la questione morale, cercando di costruire una coalizione pulita fatta da candidati non coinvolti in inchieste giudiziarie. Quello che è accaduto ieri inevitabilmente ha riportato in termini di attualità a livello regionale e nazionale la questione morale in Abruzzo. Mi rammarica moltissimo perché l'Abruzzo continua ad occupare le cronache della stampa nazionale per questioni legate agli scandali e non per il buon governo. Io avrei preferito, avrei voluto e ho fatto di tutto perché tutto questo fosse consegnato al passato e perché l'Abruzzo recuperasse la speranza di futuro. In questo momento non ce l'ho fatta, ma il mio lavoro non si ferma qui, la mia battaglia non si ferma qui, il mio impegno non si ferma qui, vado avanti, continuerò ad andare avanti con voi. Ovviamente ristrutturerò il mio blog, che oggi è molto caratterizzato per la campagna elettorale, con l'indicazione di candidatura alla presidenza della regione. Lo ristrutturerò, lo modificherò, ma lo rilancerò e lo utilizzerò sempre di più, perché considero fondamentale conservare questo rapporto diretto di dialogo e di confronto costante e quotidiano con voi. Troverò il modo per continuare a farlo, lo farò certamente, sarò presente quasi quotidianamente, così come lo sono stato fino ad oggi con voi, e cercherò in qualche modo di continuare a rappresentare, rispetto a quelli che saranno i prossimi appuntamenti elettorali, le prossime sfide che la politica si troverà ad affrontare, le vostre aspettative, le vostre speranze e i vostri diritti al buon governo, alla buona politica. Io credo che l'Italia sia una svolta, sono convinto che anche l'Abruzzo, soprattutto dopo quello che è accaduto ieri, sia ad una svolta. Io ce la metterò tutta, continuerò ad impegnarmi davvero tantissimo per consegnare al passato che purtroppo è tornato presente. Io avrei fatto di tutto perché tutto questo non accadesse, ma il passato è tornato presente. Dobbiamo recuperare fiducia, dobbiamo costruire un rapporto nuovo con gli alleati, dobbiamo costruire una coalizione riformista in Abruzzo capace di mettere al centro la questione morale rispetto a comportamenti sbagliati che hanno determinato l'esaltazione degli interessi dei singoli rispetto agli interessi della collettività. Io sarò vigile rispetto all'attività del governo regionale, sarò un oppositore feroce rispetto a decisioni che eventualmente saranno assunte contrastanti con l'interesse della collettività, e darò il mio sostegno, il mio contributo rispetto a decisioni che invece andranno nella direzione giusta. L'unica cosa che voglio dirvi è questa: ci sarò, continuo ad essere insieme a voi e continuerà ad avere bisogno della vostra collaborazione e del vostro sostegno. Ci sarò convinto, ci sarò determinato come sempre, nella speranza di portare a termine o comunque di raggiungere nel più breve tempo possibile gli obiettivi che tutti i cittadini abruzzesi ed italiani si aspettano in un momento così difficile. La fiducia nel futuro non mi manca, la voglia di lavorare neppure. Ho scoperto questo mezzo di partecipazione, di collaborazione con voi, e davvero non lo voglio abbandonare, lo voglio coltivare, lo voglio rilanciare, come vi ho detto, e voglio in qualche modo renderlo uno strumento di esercizio dell'attività politica tutti i giorni, perché conoscere il vostro giudizio, le vostre idee, le vostre critiche, che evidentemente non sono mancate nel corso di questa campagna elettorale, è stato per me un grandissimo arricchimento. Io voglio vivere questo rapporto con voi tutti i giorni del mio impegno politico, voglio continuare ad arricchirmi dei vostri giudizi, dei vostri contributi, voglio continuare soprattutto a consentirvi una piena partecipazione alla mia militanza politica, al mio impegno politico, alle mie proposte, a tutto ciò che interesserà il mio futuro politico. Continuerò a farlo col blog e spero che anche in futuro potrà esserci da parte vostra la partecipazione, la condivisione profonda che c'è stata in queste settimane. Addirittura l'altro ieri ho visto che negli ultimi post c'erano alcune centinaia di commenti, non ho avuto nemmeno la possibilità di leggerli. Immagino che molti commenti siano di amici
ovviamente delusi per quello che è stato il risultato elettorale. Allora mi rivolgo per dire di recuperare la fiducia, di rimettersi in moto, in movimento, in cammino, perché il nostro compito non è finito qui. Non può essere una battuta di arresto, per quanto importante, importantissima, considerata la dimensione dell'appuntamento elettorale, a farci retrocedere, a farci abbassare la consistenza del nostro impegno. Andrò avanti comunque, spero che insieme a me andrete avanti anche voi. Vi ringrazio davvero per la vicinanza e per l'affetto che avete mostrato nei miei confronti in questa campagna elettorale e vi chiedo davvero di continuare a mostrarla e a manifestarla con la stessa determinazione anche nel futuro, nel prosieguo del mio impegno politico. Grazie a tutti.